Nonostante la pioggia e le temperature rigide, erano tutti presenti i rappresentanti delle associazioni, dei sindacati, della politica, del mondo della scuola, insieme a cittadine e cittadini che venerdì si sono incontrati in sit-in davanti alla prefettura per dire a gran voce stop alle esecuzioni capitali in Iran e per consegnare l'appello da loro sottoscritto, in cui si chiede alle istituzioni locali di farsi portavoce nelle opportune sedi del messaggio affinché siano intraprese ulteriori azioni diplomatiche. Questo momento è importantissimo perché solo facendo pressioni sui nostri governi, sui governi occidentali, quindi e sull'Unione Europea, noi possiamo sperare che la situazione in Iran cambi. E in effetti qualcosa è cambiato perché il Parlamento Europeo ha votato con una maggioranza schiacciante una risoluzione che include i Pasdaran nella lista dei terroristi. Questo significa che le Nazioni Unite avranno possibilità di avviare un'indagine conoscitiva in quel paese e forse finalmente di far cessare queste crudeltà. Il volto di Masamini, il fermo no del popolo iraniano che si è riversato per strada in protesta. Si parla di 14.000 arresti in 4 mesi secondo i dati ONU e almeno 481 esecuzioni secondo l'ONG Iran Human Rights. Intanto proprio l'Iran nelle ultime ore ha visto l'arresto di altre 3 giornaliste e 30 prigioniere politiche dal carcere di Evin a Teheran hanno chiesto che siano fermate le esecuzioni dei manifestanti. Tra le firmatarie della richiesta anche la figlia dell'ex presidente Rafsanjani.